fasi certamente difficili, il derby dell'Italia, ma soprattutto direi le grandi crisi economiche mondiali e le grandi crisi dell'industria del trasporto aereo. Noi ne stiamo attraversando un'altra dopo quella altrettanto pesante che ha contrassegnato il periodo tra l'estate 2008 e la fine del 2009. Credo che anzi, proprio in una fase così difficile sui mercati mondiali ed europei, un investimento come quello di Livingstone rappresenti un segnale importante, se permettete, magari congiunto con un altrettanto importante segnale che arriva dalla società di gestione che l'anno scorso ha fatto investimenti infrastrutturali per oltre 100 milioni di euro e che quest'anno intende farne ancora di più. Credo che l'imprenditoria sana, l'imprenditoria che crede al mercato, debba investire proprio nei momenti in cui il mercato è in difficoltà, per essere più competitiva e più forte nel momento invece in cui queste difficoltà saranno superate e si riprenderà a crescere. Assessore Cattaneo, non è esitato a dire ridimensioniamo Linate e Malpensa ha bisogno di più spazio. Ma guardi, il tema è complicato, il tema è molto tecnico, è difficile da comunicare alle persone che non abbiano una competenza specifica di settore, ma non vi è dubbio che il dato dell'esperienza in Europa insegni come quando nascono nuove grandi infrastrutture, le precedenti infrastrutture o vengono chiuse o vengono ridimensionate. A Berlino a giugno verrà inaugurato un nuovo grande aeroporto e verranno chiusi 3 aeroporti. A Monaco, quando è stato inaugurato e messo in esercizio l'attuale aeroporto di Monaco, è stato chiuso il precedente. A Parigi, quando è stato aperto il Charles de Gaulle, su Orly è stato adottato un modello di traffico fortemente limitativo. A Linate questo non è stato possibile 14 anni fa, nonostante l'avessero chiesto con forza sia la società di gestione, cioè sia SEA, che all'epoca all'Italia, e non è stato possibile per una concomitanza di cause, una delle quali chiarissima è stata la miopia della classe politica milanese e lombarda.